Ciao Strimpellari, qualche anno fa avevo pubblicato un video in cui spiegavo tre riff di chitarra molto semplici, rock, ma anche molto molto famosi, quindi iconici e che tutti i chitarristi dovrebbero conoscere e saper suonare. Dato che quel video è piaciuto veramente molto, ho deciso di creare un altro video in cui vediamo altri tre riff di chitarra molto semplici ma comunque molto iconici che hanno fatto la storia della musica e che potrai imparare veramente in pochissimo pochissimo tempo. Per chi non sapesse cos'è un riff, per quanto riguarda la chitarra è quella parte che è super riconoscibile, iconica all'interno della canzone. Esempio, il riff di Smoke on the Water. Ovviamente facciamo una premessa: nessun riff di chitarra, soprattutto tra quelli iconici, è scontato da suonare bene, ma se sei all'inizio da qualche parte dovrai iniziare. Quindi per questa lezione di chitarra, per questo tutorial, mi rivolgo ai principianti. L'idea è che chi sta facendo i primi passi possa già iniziare a divertirsi a suonare qualcosa di concreto e magari di molto famoso, che quindi può essere riconosciuto anche da chi vi sta ascoltando. Questo però, mi raccomando, non deve distrarre il chitarrista principiante dal continuare a seguire un percorso fatto bene, step by step, mirato e strutturato per imparare a suonare bene la chitarra. E ovviamente noi su Chitarra Facile .com, che è il sito della nostra scuola di chitarra, abbiamo diversi percorsi per questo, abbiamo dei libri, dei corsi online, puoi fare delle lezioni private uno a uno, insomma ci sono tanti tanti percorsi, vai a vedere chitarrafacile.com e trovi tutta una serie di cose che ti potranno sicuramente interessare. Bene, a questo punto vediamo la sigla e durante la sigla, se ti è piaciuto l'argomento o comunque l'idea di questo video, metti un bel mi piace, iscriviti al canale se ti interessa vedere altri video come questi e ci vediamo subito dopo per partire subito con il primo fantastico riff epico di chitarra. Rock. Molto bene, eccoci qua, prendi in mano la tua chitarra e adesso andiamo sulla visione stretta da lezione, tiriamo giù anche la nostra lavagnetta ed eccoci qua con il primo riff che andiamo a vedere, Breaking the Law di Judas Priest. Ed eccoci qua, la famosissima Breaking the Law di Judas Priest, un inno iconico del metal, veramente ha fatto la storia della musica, soprattutto metal, questa canzone. Una canzone del 1980, ci sono un sacco di altri gruppi e artisti che hanno fatto cover di questo brano, e tra l'altro è stata usata anche nel film Scarface, The World is Yours. Ma andiamo a vedere come suonare questo riff. L'impostazione della mano, un dito per tasto, dal primo al terzo tasto, e useremo queste tre dita qui. Se noti, uso delle corde a vuoto e arriviamo al massimo al terzo tasto. Ok, iniziamo praticamente tutto sulla corda di là, quindi la quinta corda, partendo dalla corda a vuoto, come vediamo dallo spartito, quindi quinta corda a vuoto, poi abbiamo Si e Do al secondo e terzo tasto della quinta corda e lo ripetiamo tre volte, ovviamente per il ritmo guarda lo spartito. Tan 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 tan. Ok, questo è il timing, il ritmo, ok? E sto suonando sempre queste tre note. Ok? Siamo in tonalità ovviamente di La minore. Seconda parte del riff, andiamo in Fa. Quindi primo tasto della sesta corda. Sol al terzo tasto della sesta corda. E di nuovo la quinta corda libera, quindi La. Quindi Fa, Sol, La. Di nuovo. Lo facciamo due volte, quindi dall'inizio. E finiamo facendo questa cosa dove c'è un minimo di difficoltà, ma possiamo bypassarle, adesso ti dirò anche come. Possiamo fare con un mini barré, passare da
il terzo tasto della sesta corda, il Sol, il terzo tasto della quinta corda, il Do, quindi fare questa cosa qui, che è difficile perché sullo stesso tasto abbiamo due note. Però possiamo fare questo, ovvero anulare al terzo tasto della sesta corda e mignolo al terzo tasto della quinta. E poi finiamo con il secondo tasto, il Si, alla quinta corda. Quindi. Facciamolo tutto da capo molto lentamente. Ah, tra l'altro ti dico una cosa, se ti interessa suonare tutta la canzone intera di uno di questi tre riff, quindi non solo la parte principale del riff, ma anche tutto il resto della canzone, scrivimelo nei commenti che magari cercherò di farti il tutorial completo di ogni singola canzone, quindi un video per ogni canzone in seguito. Ora andiamo a vedere il secondo riff veramente epico. E stiamo parlando di Cocaine di Eric Clapton, che poi non è proprio di Eric Clapton, ma vediamola nella versione di Eric Clapton. Ok, molto molto semplice. Poi lo vediamo in altre due versioni, perché poi durante la canzone Eric Clapton fa diverse variabili e le vedremo dopo. Per fare questo andiamo a fare un power chord di Mi e un power chord di Re. Molto semplice, due soli accordi, tra l'altro in power chord. Questo è il Re. Quindi per fare il Mi abbiamo il settimo tasto della quinta corda, il nono tasto della quarta, il nono tasto della terza, questo è il power chord di Mi. Non suoniamo le altre corde, quindi puoi metterti vicino qua a fare così, oppure puoi, come faccio io, stoppare anche le altre corde in modo che suonino solo quelle, però già è una cosa molto avanzata questa per chi è all'inizio. Quindi suoniamo molto vicini alle corde in questo modo e andiamo a fare due volte il power chord di Mi, poi ci spostiamo di due tasti a destra e rimane lo stesso schema, quindi indice al quinto tasto, abbiamo l'anulare al settimo tasto della quarta corda e il mignolo al settimo tasto della terza. Quindi ok, e torno poi facendo una volta il power chord di Mi, quindi. A questo punto, come vedi dallo spartito ci sono delle X, cosa vuol dire? Che andiamo a stoppare per tre volte le corde, quindi semplicemente basta, da questa posizione andiamo a stoppare, andiamo a sfiorare le nostre corde in modo che non suonino, ok? E finite queste tre stoppate, torniamo al power chord di Re e lo lasciamo andare. Quindi. Ovviamente Eric Clapton ogni tanto ci mette del suo e va a fare delle variazioni. Per esempio c'è la variazione con il trillo, in questo caso, quindi abbiamo. Ok, e finiamo con il trillo, ovvero andiamo a fare Hammer-on e pull-off. Ovviamente questo è un po' più avanzato, non è tanto per principianti, ma lo diciamo lo stesso. Corda libera e secondo tasto della quinta corda. Poi c'è un'altra versione, la versione con lo slide, quindi andiamo a fare un glissato, uno scivolamento tra dei power chord. In questo caso questo. Ok, quindi con una sola pennata vado a fare
due accordi, quindi partendo dal re scivolo verso il mi. Ottimo, stiamo per arrivare all'ultimo di questi tre riff, veramente molto molto semplici ma iconici, quindi che quando suonerai tutti quanti diranno ah, quella lì è... ovviamente sempre se sono persone che ascoltano rock e metal. Ma prima di arrivare all'ultimo di questi riff ti chiedo una cosa: scrivimi di questi tre nei commenti, ovviamente tra poco scoprirei qual è l'ultimo, qual è il riff di questi che ti piace di più, o magari la canzone, quella che ha segnato di più magari la tua infanzia, o quella che veramente dice ah cavolo, quella lì è una canzone bellissima e l'ho sempre ascoltata. Qual è quella che ti piace di più? Ora andiamo a vedere l'ultimo di questi riff, che è degli Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Molto bene, canzone del 1984, anche questo veramente uno dei riff più iconici del metal, e tra l'altro è grazie a questo brano e l'album di cui fa parte che gli Scorpions sono entrati veramente nell'Olimpo delle band metal del mondo. Molto bene, te lo suono prima e poi lo andiamo a vedere. Come noterai, partiamo con lo stesso accordo del riff precedente, quindi sei già qualcosa. Partiamo quindi, come abbiamo visto, dal power chord di mi che abbiamo già visto nel precedente riff, quindi non serve che lo spiego, però diciamo che 7, 9, 9, quinta corda, quarta e terza. Qui abbiamo tutti i power chord, quindi quando mi sposterò io ti dirò solo dove mettere l'indice, power chord di mi al settimo tasto della quinta corda, poi il resto ovviamente costruisci il power chord di conseguenza. Quindi abbiamo tre pennate sul power chord di mi. Dopodiché, se vuoi, se riesci a farlo, fai un glissato verso il basso. Questo qua. Ok, per chiudere questi primi tre. Dopodiché passiamo al power chord di sol, quindi terzo tasto, sesta corda. E lo facciamo due volte. Poi ci spostiamo a destra guardando la nostra tastiera di 2 per fare il power chord di la, e lo facciamo due volte, quindi ripeto dall'inizio. Ok? Poi andiamo a power chord di sol, terzo tasto, quinta corda, solo una volta. E poi due volte quello di re, che abbiamo visto anche nel riff precedente, al quinto tasto della quinta corda. Rifacendo tutto da capo. Allora, piccola postilla, se non sai leggere le tab, e qua abbiamo visto per tutti e tre i riff anche le tab, ti metto nelle schede e in descrizione un video dove spiego esattamente come si leggono le tab in pochi minuti, se non sbaglio in 10 minuti, puoi veramente arrivare alla fine del video che sai come si leggono questi numeretti che vedi. Bene, spero che questi riff ti siano piaciuti. A me queste canzoni piacciono personalmente veramente tanto, però dimmi appunto qual è quella che ti piace di più, o se ti piacciono tutte e tre tantissimo. Comunque, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciami un like e iscriviti al canale se vuoi vedere altri video come questo, perché ne arriveranno di altri. Ti ricordo che ovviamente per divertirti sempre di più, migliorare, tenere alta la motivazione e la passione per la chitarra, ti consiglio di seguire un percorso veramente step by step, fatto bene, strutturato. Quindi ti consiglio di andare su chitarrafacile.com, dove abbiamo tante situazioni diverse. Puoi fare delle lezioni private con un maestro online, puoi fare dei corsi digitali, puoi leggere dei libri, insomma abbiamo diverse situazioni, ognuna che può adattarsi meglio magari al tuo modo di imparare. Quindi vai su chitarrafacile.com, dove trovi veramente tutte le informazioni. Io ti aspetto al prossimo video, grazie mille di cuore per aver visto fino a questo punto il video, e ci vediamo nei prossimi. Ciao!